Buon pomeriggio, benvenute e benvenuti a questo seminario su questo tema di grande attualità. Con quasi 300 pagine, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza dettaglia come saranno spesi i 191,5 miliardi di euro che l'Italia riceverà dalla Commissione europea per sostenere la ripresa dopo la pandemia, i 30,6 miliardi del piano complementare, i 26 miliardi per la realizzazione di opere specifiche e i 15,5 miliardi del Fondo per lo sviluppo e la coesione. Il tutto per arrivare a un totale di circa 248 miliardi di euro da utilizzare in 5 anni. Saranno 5 anni di sfide e di opportunità, come abbiamo voluto sintetizzare nel titolo dell'odierno seminario. Dietro un acronimo divenuto ormai familiare a tutti e alle sue parole guida, cioè le 6 missioni, digitalizzazione, transizione ecologica, infrastrutture, istruzione e ricerca, inclusione e coesione, salute, si celano quindi le concrete possibilità di rendere i paesi dell'Unione Europea, e il nostro in particolare, più moderni e più efficienti. Non entrerò nel vivo del PNRR, la sua genesi e il suo contenuto, dopo diverse versioni, saranno illustrate ed approfondite dagli esperti del Rettore, il dottor Centurelli, dirigente del Ministero dell'Economia e Finanze del Servizio Centrale del Piano, e il dottor Daconto, responsabile dell'analisi economica e sviluppo di Fondo Sviluppo, ed in una tavola rotonda alla quale parteciperanno Carlo Napoleoni, che è responsabile della nuova divisione impresa di CreaBanca, e Fabrizio Berti, responsabile dei crediti di Cassa Centrale Banca. Dialogheremo poi sulle sfide e le opportunità concrete per le nostre banche. Ciò di cui si parlerà questo pomeriggio rappresenta evidentemente un'opportunità straordinaria per il Paese, irripetibile per molte ragioni, e un'opportunità anche per le nostre banche, che in molti territori sono il principale interlocutore creditizio e rappresentano un punto di riferimento, direi, delle infrastrutture che sono endogene e autogestite e quindi capaci di dialogare e lavorare in modo diretto e veloce con le realtà e quei soggetti che animano, abitano i territori. Nelle 6 missioni del PNRR sono inserite risposte a quattro grandi temi che rappresentano quattro grandi transizioni con le quali oggi ci misuriamo: quella digitale, quella energetica, quella demografica e quella istituzionale, ed un ulteriore trasversale che riguarda il lavoro. Tutte richiedono che alle risorse pubbliche si affianchi il volano del buon credito, della finanza per l'economia reale, come quella che da sempre garantiscono le nostre banche di credito cooperativo, le casse rurali e le casse Raiffeisen. Come ha dichiarato il presidente Draghi davanti agli 8.000 sindaci dei comuni italiani all'assemblea dell'ANCI lo scorso 11 novembre, comuni e città metropolitane, dice il presidente, dovranno amministrare quasi 50 miliardi di euro come soggetti attuatori del PNRR. Dalla transizione digitale a quella ecologica, dagli investimenti nella cultura all'edilizia pubblica, dagli asili nido al sostegno agli anziani più vulnerabili. Il futuro dell'Italia vede oggi protagonisti nuovamente i sindaci. Ecco, credo che sia essenziale il nostro sentirci di essere protagonisti. Potremmo essere supporto utile in talune comunità e territori, direi che saremo il supporto indispensabile affinché questo piano possa avere un reale successo. Questo pomeriggio siamo certi di contribuire a tale successo sostanziale, proponendo un tassello di informazione, di contestualizzazione, di metodo e di confronto per aiutarci in questo percorso che possiamo definire senza retorica storico. Buon seminario a tutte e a tutti. Buon lavoro. Buon pomeriggio anche da parte mia, ringrazio il presidente dell'Erba per questa introduzione e inauguriamo in questo modo un ciclo di seminari sul PNRR in collaborazione anche con Cassa Centrale Banca e Creabanca, proprio per poter aiutare a comprendere le opportunità, le difficoltà, i luoghi dove rivolgerci e anche quali sono le modalità per
contribuire in maniera complementare a questa sfida storica. Abbiamo complementare rispetto alle risorse pubbliche che sono ingenti, e fra un po' ascolteremo un riepilogo e anche una ripartizione, perché sono di natura diversa e naturalmente anche con obiettivi, anche necessità di rendicontazione diversa. Dicevo, abbiamo 60 mesi per far sì che il Piano Nazionale di Ripresa e di Resilienza abbia pieno successo, nel nostro interesse dei cittadini italiani, nell'interesse anche del percorso di maturazione nuovo che ha assunto proprio con la pandemia l'anno scorso l'Unione Europea. Voi sapete, l'Unione Europea stanzia la fetta più grande, più importante, più ricca delle proprie risorse, siano esse sussidi, siano essi crediti, è proprio al nostro paese. Quindi noi siamo un po' il laboratorio, il banco di prova, e cioè se le nostre capacità metodologiche, le nostre capacità progettuali di accompagnare in un mix molto complesso sia la realizzazione dei progetti, ma contemporaneamente anche una serie di riforme che vanno varate e anche attuate con le conseguenze organizzative, è veramente un'esperienza fuori del comune. Noi riteniamo che sia fondamentale non annoiarsi ogni volta che si sente parlare del PNRR, anche perché magari ci si annoia o si rischia di annoiarsi perché si resta in superficie. È una macchina straordinariamente complessa, ma piena davvero di opportunità, e noi oggi qui vogliamo capirla, ma soprattutto riuscire a entrare nei meccanismi per essere utili, per contribuire a questa costruzione che è fondamentale. E ieri, l'avrete notato, a pagina 2 e 3, il Sole 24 Ore pubblicava l'elenco in maniera molto attenta, molto utile, molto semplificata, l'elenco delle azioni che sono state realizzate dal governo in carica fino ad oggi, e quelle 13 azioni che restano fino alla fine dell'anno, proprio per poter meritare un secondo assegno, diciamo così in maniera piuttosto grezza, che ovviamente viene firmato e staccato dalle istituzioni europee soltanto al verificarsi di una serie di azioni che sono appunto un mix di riforme, azioni progettuali e poi realizzazioni. Ecco, in questo ambito noi ci organizziamo in questo modo, e cioè ascolteremo intanto con particolare interesse il dottor Giorgio Centurelli, che è un dirigente del Ministero dell'Economia e delle Finanze e lavora proprio nel servizio centrale per il PNRR, che è un'unità speciale che si occupa proprio di fare sintesi e di fare, diciamo così, da stimolo per l'attuazione, ma anche poi di riuscire a coinvolgere le forze attive del paese, qual è il credito cooperativo. Dopo l'intervento del dottor Centurelli c'è uno spazio per domande, poi daremo la parola a Giuseppe D'Aconto, che è un collega economista responsabile dell'analisi economica e dello sviluppo in Fondo Sviluppo, che tutti conoscete, il nostro fondo mutualistico che abbiamo costituito ormai molti anni fa insieme a Confcooperative, e lui entrerà un pochino, Giuseppe entrerà un pochino più nel merito delle sfide, delle opportunità sul lato delle imprese e in particolare sul lato delle banche cooperative, quindi non soltanto delle banche in generale, ma conoscendoci bene sa anche quali sono le nostre caratteristiche, un po' il nostro mandato normativo e le nostre missioni. Anche dopo Giuseppe ci sarà una fase di domande e risposte, e poi c'è la parte della tavola rotonda, del confronto tra e con i nostri colleghi del capogruppo, con Fabrizio Berti, responsabile dei crediti di Cassa Centrale Banca, e con Caro Napoleoni, che è responsabile della divisione impresa di Icrea Banca, persone note sicuramente a tutti coloro che ci stanno seguendo. Io mi fermerei qui, farei partire la sigla con l'aiuto di Walter, e può iniziare subito il dottor Centurelli. Grazie e buon lavoro, a fra poco. E chiedo scusa, il microfono è spento.
Buongiorno, buon pomeriggio a tutti e anzitutto ringrazio Federcasse ancora per l'occasione di dare informazioni riguardo al PNRR, riguardo alla sua composizione, alla sua struttura, alle specificità di questo strumento rispetto agli altri programmi di investimento pubblico, ai programmi che noi conosciamo un pochino più approfonditamente, che sono appunto i programmi cosiddetti di spesa, come per esempio i fondi comunitari, i fondi strutturali europei. Dovrei mettere in condivisione, grazie, le mie slide, giusto per accompagnare un pochino il percorso e comprendere insieme a voi e far, diciamo, comprendere quello che sono le specificità di questo strumento, partendo anzitutto dalle risorse. Parliamo di un ammontare di risorse abbastanza rilevante, direi assolutamente unico ed eccezionale, oltre 191,5 miliardi di euro, a cui si aggiungono ulteriori risorse nello stesso periodo di programmazione, quindi nei 5 anni, così 60 mesi che sono stati appena indicati di attuazione del piano nazionale. Noi avremo non solamente l'attuazione, diciamo così, e l'impegno a portare a compimento una serie di target e milestone e quindi di risultati tangibili rispetto ad un ammontare di risorse che la Commissione e l'Unione Europea ci assegna pari a 191,5 miliardi, ma a questo poi si aggiungono ulteriori risorse che sono programmate in maniera diversa, perché ovviamente rientrano nell'ambito di quella che viene chiamata la programmazione comunitaria, il ciclo di programmazione comunitaria 14-20, e cioè le risorse React-EU di 13 miliardi di euro che sono state strategicamente programmate con gli stessi filoni, le stesse direttrici del PNRR, ma che dovranno essere attuate all'interno di programmi operativi nazionali che stanno, diciamo, sono in corso di implementazione secondo le regole dei fondi comunitari, che quindi hanno come orientamento, come, diciamo, target di chiusura della spesa il 31 dicembre del 2023. Poi ci sono ulteriori risorse nazionali, le cosiddette risorse complementari del piano nazionale, che sono di oltre 30,5 miliardi di euro, 6, che vanno a integrare le varie linee, le varie missioni del piano nazionale, implementando, quindi dando la copertura anche a quelle che sono progettualità meritevoli, che pienamente coerenti con il programma, ma in parte per una questione di tipo temporale, ma anche per altri meccanismi legati proprio all'attuazione dei singoli progetti, vengono ricondotti all'interno di una programmazione nazionale complementare che ha delle regole parzialmente diverse rispetto al piano nazionale e che si gestisce secondo più le modalità operative delle leggi di bilancio, delle regole ordinarie. Il piano nazionale è quello che conosciamo, quello che viene attuato in queste modalità assolutamente innovativa del raggiungimento di target e milestone, è quello di 191,50 miliardi di euro, diviso in 6 missioni. Le missioni sono a sua volta suddivisi in componenti, quindi per ogni missione ci sono 2 o più componenti. Queste componenti sono a sua volta suddivise in 63 riforme e 134 investimenti, quindi complessivamente stiamo parlando di 197 misure, misure che per avere la garanzia di ottenere da parte della Commissione Europea l'intero budget, quindi l'intera tranche di finanziamento pari al complessivo 191,5 miliardi di euro, sono state, declinate in 527 target ed obiettivi, quindi target e milestone,
Che cosa vuol dire? Vuol dire fondamentalmente che noi non dobbiamo più rendicontare spesa alla Commissione Europea. Quello che in realtà avviene normalmente nei programmi dei fondi strutturali, in cui, come è noto, ci sono target di spesa a fine anno, ci stanno impegni finanziari che si realizzano attraverso spese effettivamente sostenute, che cumulate insieme danno la possibilità di ottenere l'ammontare corrispondente alla spesa sostenuta e quindi rendicontata alla Commissione Europea degli importi quindi a rimborso. Quello che invece accade all'interno del mondo del recovery, del piano nazionale, è che noi abbiamo 10 tranche, 10 step di rendicontazione, 10 rendicontazioni semestrali. La prima, come è stato detto, scade tra 2 settimane, quindi alla fine di questo anno, ed è la prima rendicontazione. L'ultima è quella prevista al 30 giugno del 2026. Per ognuna di queste rendicontazioni, questi step rendicontativi, sono stati condivisi con la Commissione Europea un gruppo specifico di target e milestone. Questo gruppo di target e milestone, e per ogni gruppo di target e milestone, è stato condiviso preliminarmente alla Commissione Europea delle specifiche tranche di finanziamento. Quindi cosa vuol dire? Vuol dire che, ad esempio, facciamo il caso di fine anno, l'ultima tranche di finanziamento, che è appunto collegata alla tranche di finanziamento di fine anno, che è quella che sono 49 milestone e 2 target, quindi per un complessivo di 51. Al momento in cui raggiungeremo tutti e 51 target e milestone, però ad oggi ne mancano 9, quindi siamo sempre più avanti rispetto al target finale, e le questioni ovviamente sono tutti quanti i target e milestone assolutamente raggiungibili senza problemi. È semplicemente una questione di carattere, diciamo così, procedurale, che hanno necessità di procedure e dal punto di vista proprio di tipo più amministrativo, che devono concludersi, hanno delle tempistiche ordinarie per potersi concludere, quindi non ci saranno assolutamente problemi per conseguire 51 target e milestone. Al momento del raggiungimento di tutti e 51 target e milestone si potrà fare la richiesta di pagamento alla Commissione Europea e quindi ottenere la tranche di finanziamento corrispondente pari a circa 24 miliardi di euro prestabilita. Questo è indipendentemente dall'avanzamento della spesa del piano nel suo complesso. Quindi capite qual è la grande differenza che c'è tra questo mondo e quello invece del mondo del programma di spesa, dei classici programmi operativi regionali o nazionali, dei fondi strutturali, dove invece conta la spesa che si realizza, e la spesa che realizza oltretutto sono connesse a determinati target che sono strettamente legati all'ammontare di spesa cumulata, che deve essere ovviamente conseguita entro determinati periodi di tempo. I target vengono quindi suddivisi nel corso del periodo di programmazione, sono ovviamente annuali, con 2 tranche all'anno, quindi quello che vedete è il valore cumulato dell'annualità che riunisce 2 tranche di rendicontazione, fino ad arrivare all'ultima tranche, che è ovviamente quella che si dovrà conseguire con molti più target rispetto ai milestone. La differenza fra milestone e target sta nel fatto che i milestone sono delle tappe di tipo più procedurale o delle riforme, ad esempio, e che ovviamente per forza di cose sono prodromiche in molti casi rispetto al conseguimento dei target, che invece vengono identificati come i valori quantitativi da raggiungere, il numero di imprese, il numero di metri quadri da rigenerare, il numero di progetti da realizzare e così via. Questo nel periodo iniziale sono molto più alti, ovviamente per forza di cose, le milestone, quindi prima passano tutte quante quelle che sono le riforme abilitanti, riforme
riforme orizzontali, riforme settoriali che servono a creare quella forza propulsiva, quel cambiamento strutturale al nostro paese per poter realizzare poi effettivamente portare a casa e conseguire quelli che sono gli obiettivi collegati invece agli investimenti che fanno da padrone rispetto alla parte finale del periodo di attuazione del piano e che quindi, come potete vedere da questa tabella, sono decisamente molto più numerosi più si va avanti nel piano fino ad essere completamente assorbenti nelle ultime tranche di finanziamento. Slide successiva vi dà anche una distribuzione di quelle che sono le quote, diciamo i target, i milestone rispetto al complessivo, alla distribuzione tra le sei missioni del piano. Ovviamente per forza di cose stiamo parlando di una maggiore intensità nei confronti di quelle che sono le missioni dedicate alla transizione digitale, la missione 1, e la transizione verde o climatica, la missione 2, perché c'è da dire che il piano, in effetti, per come richiesto dalla Commissione europea, incide in particolar modo sull'area della transizione digitale, dovendo, diciamo, essere assegnate a questo obiettivo almeno il 20% delle risorse dell'intero piano, come richiesto dal regolamento comunitario. L'Italia è arrivata al 25,1% e nei confronti della transizione verde almeno il 37%, l'Italia lo ha superato di poco, al 37,5%. Questi due aspetti vengono chiamati tagging, e cioè connessioni, collegamenti agli obiettivi di transizione verde e di transizione digitale, e sono gli elementi che dovranno essere valutati nel corso del tempo per il relativo conseguimento, fino ad arrivare alla conclusione del piano con una valutazione molto più stringente per verificare, che da parte anche della Commissione europea, che le percentuali minime del 20% per la transizione digitale e del 37% della transizione verde siano comunque rispettate. I principi trasversali rientra anche quello ovviamente della parità di genere, dei giovani, ma anche del superamento dei divari territoriali, quindi il principio fondamentalmente che sta alla base delle politiche di coesione, anche nel quale l'Italia ha assegnato il 40% delle risorse territorializzabili, destinandole nell'area del Mezzogiorno, quindi nelle 8 regioni del Mezzogiorno. Questo che era prima una valutazione sulla base di alcune analisi effettuate sul piano, è diventato un obbligo di legge, è stato inserito l'articolo nel decreto legge 77 del 2021, il comma 6 bis dell'articolo 2, che obbliga appunto in fase attuativa le amministrazioni di destinare almeno il 40% delle risorse al Mezzogiorno e alle aree del Mezzogiorno del piano, con una valutazione rilasciata al Dipartimento Politiche di Coesione per verificare che questa percentuale, questa clausola sud, sia rispettata, ed eventuali funzioni, eventuali, diciamo, conseguenze di tipo o compensativo o correttivo in capo alla cabina di regia politica del PNRR. Quindi è un processo, diciamo, particolarmente attenzionato, che vuole destinare risorse aggiuntive, quindi su quei territori, per il superamento appunto del principio dei divari territoriali, in linea con i principi delle politiche di coesione, e quindi con anche quelle che sono le politiche che stanno alla base dei cosiddetti fondi strutturali europei. Nell'ambito dell'attuazione del piano, ovviamente si stanno sempre più declinando numerosi elementi, numerose circolari, linee operative che sono recepite da parte dei vari avvisi pubblici. La modalità attuativa del piano non è realizzata attraverso un unico avviso, non è un unico
non è un unico monolite, ma viene realizzata attraverso l'intervento di diverse 24 amministrazioni centrali responsabili di investimenti e riforme, che realizzano gli investimenti e riforme attraverso progettualità sia a titolarità che a regia, e quindi in questo caso declinando poi all'interno dei singoli avvisi pubblici o delle leggi di finanziamento quelli che sono i requisiti oltre che normalmente inclusivi, inclusi all'interno dei progetti o programmi di investimento pubblico, anche quelli specifici relativi al PNRR, tra cui appunto il collegamento stretto con il milestone e target di riferimento, il fatto che quell'investimento, quindi il raccordo con gli obiettivi climatici e digitali, il rispetto del principio non arrecare danno significativo, che è un principio cosiddetto DNSH, che diciamo è un principio che impone nella concreta realizzazione degli interventi il rispetto di una serie di normative di carattere ambientale, e che è nuovo per il mondo dei fondi comunitari, ma non lo sarà per i futuri fondi di coesione, perché il DNSH sarà presente anche nella programmazione 21-27 per le politiche di coesione. Quindi di fatto con il PNRR non andiamo ad anticipare un percorso che ci ritroveremo poi nel mondo delle politiche di coesione, così come l'assenza, il fatto che anche se in realtà il piano è tutto strutturato per il conseguimento di milestone e target, non deve venir meno l'attenzione nei confronti della spesa sottostante, quindi procedure devono essere regolari, compliance con la normativa nazionale e comunitaria, le procedure non devono avere, o comunque ci deve essere, devono essere previsti meccanismi per contrastare le frodi, la corruzione, il conflitto di interesse, il doppio finanziamento, inteso come doppio finanziamento, quindi la stessa spesa che viene diciamo così rendicontata due volte, e non il cumulo, che è un'altra cosa, che quando un progetto o una fattura viene coperta da diverse fonti di finanziamento, e che è sempre ovviamente ammissibile all'interno del piano. E così come i cosiddetti obblighi di comunicazione e informazione, che nel piano si sostanziano nel inserire in tutti quanti quelli che sono i documenti o i progetti il riferimento alla cosiddetta emblema dell'Unione Europea, con la frasetta finanziato dall'Unione Europea Next Generation EU, un logo che abbiamo comunque già costruito ed inserito nelle istruzioni tecniche degli avvisi e delle leggi di finanziamento, che può essere ovviamente utilizzato in tutte quante quelle che sono le fasi di attuazione progettuale. La governance è importante raccontarla, anche qui molto rapidamente, che cosa, com'è costruito, l'abbiamo detto, c'è una parte diciamo così alta di presidio, di coordinamento, c'è una parte di coordinamento certamente di tipo politico, in cui fa da padrone la cabina di regia affidata, addirittura istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri in carica. È stata costituita la segreteria tecnica del PNRR, che supporta la cabina di regia, così come supporta il tavolo permanente per il partenariato economico e sociale, e struttura diciamo così consultiva, che serve a raccordare l'attuazione del piano al mondo partenariale, quindi coinvolgendo gli stakeholders di vario titolo, quindi i soggetti, le parti interessate, e così come anche non solamente istituzionali ma anche del mondo economico e sociale, quindi anche imprenditoriale, le strutture di presidio attuativo, che sono però tutte quante in capo alla Ragioneria Generale dello Stato, in cui è stata costituita appunto la segreteria, il servizio centrale per il PNRR, di cui appunto faccio parte come ufficio di coordinamento per l'attuazione del piano, che è diretta dal responsabile del PNRR, del punto di raccordo
con la Commissione Europea, che si occupa sostanzialmente di effettuare le rendicontazioni semestrali alla Commissione Europea e a presiedere e a coordinare, diciamo, supervisionare l'attuazione complessiva del piano. A questo collabora per quanto riguarda in particolar modo gli aspetti valutativi e qualitativi sul raggiungimento delle milestone e target, la unità di valutazione del PNRR, e poi è stata costituita un'unità di audit che serve a garantire che il sistema funzioni, che fa i suoi controlli in termini di capacità del sistema di poter venire incontro al rispetto del principio della sana gestione finanziaria, quindi a realizzare il piano senza arrecare danno al bilancio dell'Unione Europea. E questa unità di audit si comporta più o meno come l'autorità di audit dei programmi operativi, effettuando dei controlli di sistema e delle verifiche di conformità sulle singole progettualità. La parte in realtà attuativa vera spetta invece alle amministrazioni centrali titolari degli interventi. Sono 24 amministrazioni centrali che hanno una suddivisione dei 197 tra investimenti e riforme, attuano questi investimenti o direttamente, quindi con progettualità a titolarità, quindi realizzando e facendo direttamente le stazioni appaltanti, oppure assegnando le risorse a soggetti terzi e quindi con delle specifiche progettualità, e in questo caso vengono emanati avvisi pubblici specifici o leggi di finanziamento nei confronti delle amministrazioni territoriali. Stiamo parlando in questo caso di i beneficiari, i soggetti attuatori sono possono essere enti locali, altre amministrazioni, così come ovviamente le imprese stesse. Le imprese, appunto, perché le imprese come intervengono e qual è il ruolo delle imprese? Le imprese possono essere direttamente coinvolte come destinatari di singole progettualità, quindi come assegnatarie di singole progettualità, quindi progetti specifici, in questo caso all'interno di settori strategici per la realizzazione di specifiche progettualità, oppure come destinatari di misure incentivanti, i crediti d'imposta, oppure quelle che sono appunto le misure incentivanti che appunto coinvolgono attraverso delle modalità anche abbastanza dirette e rapide il mondo imprenditoriale. Nelle prime valutazioni, analisi sulle procedure, sugli investimenti del piano, sono emerse in casi, i punti in cui c'è un maggior ricorso alle misure appunto sia incentivanti che appunto alle progettualità assegnate direttamente alla responsabilità delle imprese. Ovviamente fa da padrone la missione 1, transizione digitale, dove c'è anche le iniziative di transizione 4.0, c'è la parte di transizione verde e in parte la missione 4, che è appunto quella dedicata all'istruzione e alla ricerca. Il sistema per l'individuazione di una progettualità in capo ad una impresa comporta anche l'obbligo da parte di quell'impresa di realizzare una serie di attività che concorrono, che rientrano in quelli che sono gli obblighi di attuazione del piano nel suo complesso. Ovviamente obblighi che sono specificati all'interno delle singoli avvisi pubblici, quindi all'interno delle singole lex specialis, che declinano sia i termini di partecipazione all'avviso, quindi di selezione, sia le modalità poi di concretamente portare avanti l'attuazione del progetto, compresi quelli che sono i flussi e i circuiti finanziari. Quello che in realtà c'è da dire in generale è che c'è un obbligo di realizzare il progetto, di seguire quelli che sono gli aspetti inerenti al monitoraggio, la rendicontazione, e in particolar modo di seguire quelle che sono le prescrizioni inerenti il TNSH, appunto le regole del realizzare un progetto in linea
con i principi della sostenibilità ambientale, e così come concludere il progetto nei tempi stabiliti, nel rispetto appunto di quelli che sono gli obblighi collegati con i milestone e target di riferimento. La partecipazione delle imprese non si esaurisce solo nella parte, diciamo così, di partecipazione per, come titolarità di una singola progettualità, ma l'impresa può essere chiamata a realizzare le cose, quindi a realizzare opere, a fornire servizi, a fornire beni. In questo caso, diciamo, la partecipazione diventa molto molto più ampia e trasversale rispetto a tutto quanto il piano, e in questo caso il livello di contributo che viene richiesto al mondo imprenditoriale è veramente molto molto elevato. Con alcuni studi, diciamo, di analisi iniziali, si può arrivare quasi a dire quasi 100, su 195 miliardi di euro, quasi 156 potrebbero riguardare la fornitura di beni, servizi e la realizzazione di opere. In particolar modo la parte, diciamo, che sarà più collegata sarà tutta quanto il mondo delle costruzioni, quindi il mondo edile, una parte comunque anche sempre considerevole è quella collegata alle imprese individuate come beneficiari di progetti, e qui stiamo parlando di circa 16 interventi, investimenti per un complessivo importo di 32 miliardi di euro. Il mondo, concludo, il sistema, diciamo così, complessivo include anche una serie di iniziative, si vedranno poi nello specifico da parte dei colleghi, iniziative che coinvolgono molto quelle che sono i cosiddetti strumenti a leva, l'attivazione del fondo dei fondi BEI, l'attivazione dei fondi di garanzia, il fondo che adesso si sta, diciamo, chiudendo come procedura perché era il primo target, uno dei due target di fine anno, che è appunto il fondo SIMEST 394 dell'89, che in realtà è un fondo destinato appunto alla internazionalizzazione delle imprese, e con componenti prestiti e componenti sovvenzioni, e in tutte quante queste informazioni possono essere rintracciate e saranno sempre più chiare all'interno del sito istituzionale del PNRR, il sito italiadomani.gov.it, dove è possibile rintracciare non solamente le FAQ, informazioni dettagliate sugli investimenti, sulle riforme, ma anche gli avvisi pubblici e quelli sia già gli avvisi pubblici pubblicati con il link all'amministrazione titolare dell'intervento per ulteriori informazioni e anche le modalità appunto di accesso, quindi recuperare tutte quante quelle che sono le informazioni di dettaglio per poter partecipare agli avvisi pubblici, anche informazioni su quelli che saranno gli avvisi pubblici che verranno in futuro pubblicati, e quindi in un certo senso preparare il mercato a quelli che saranno poi i prossimi e imminenti strumenti di accesso ai finanziamenti. Con questo concludo e vi ringrazio ancora. Grazie a lei, dottor Centurelli, è stato molto chiaro e anche con tempi rispettati, quindi un doppio grazie, ma soprattutto per la sua chiarezza, e in questo modo abbiamo offerto il quadro complessivo e soprattutto già le informazioni operative, che sono poi una delle finalità di questo nostro incontro. Io ho intanto annotato una domanda, che è una domanda interessata ovviamente al nostro interessata e interessante per il nostro pubblico, e cioè noi sappiamo, ed è evidente, lo abbiamo letto più volte, che il piano non contiene risorse direttamente destinate alle banche. Ecco, qual è il ruolo allora che per lei possono svolgere tutte le banche? Poi ovviamente le banche di comunità hanno un ruolo anche particolare e ulteriore, però in generale diciamo che una risposta è anche deducibile da questi ultimi suoi passaggi, ma lascio a lei ovviamente di aiutarci in questa comprensione. C'è il microfono da accendere.
Prima di tutto, le banche sono dei forti stakeholders complessivi, quindi partecipano complessivamente rispetto all'attuazione, come se vogliamo una forma di monitoraggio civico e di garanzia all'effettiva attuazione degli investimenti e delle riforme. Poi ci sono delle iniziative specifiche in cui potranno essere coinvolte direttamente, parlo appunto dei cosiddetti tutti gli strumenti a leva, il fondo dei fondi, l'ho citato, che è gestito dalla BEI e che quindi avrà comunque una ricaduta su tutti gli intermediari finanziari, i fondi di garanzia, ma anche altre finalità e anche strumenti a leva che sono comunque collegati ai meccanismi di attuazione del piano. Non bisogna escludere alcunché rispetto a quella che è la partecipazione da parte di tutti i soggetti, indipendentemente dal loro ruolo economico o dalla loro posizione ricoperta all'interno della società. In questo momento veramente stiamo parlando di qualche cosa che comporta un cambiamento epocale, diciamo così, è un cambiamento complessivo anche dell'agire della pubblica amministrazione. In questo senso è bene che ognuno di noi, per quelle che sono appunto le proprie esperienze, le proprie capacità, la propria capacità anche di contribuire al miglioramento, possa partecipare e rendere il suo contributo proprio per garantire insieme un miglioramento complessivo della macchina. Ma questo al di là di quello che è un intervento, diciamo così, di tipo propulsivo in qualità di partenariato, io direi molto di stare, di guardare con attenzione tutti quanti questi enormi strumenti a leva che avranno certamente una ricaduta molto forte sugli intermediari finanziari. Molto bene, la ringrazio, ulteriormente chiaro. Io anche faccio mio e ripeto l'invito che lei ha rivolto un po' a tutti noi, quello di seguire poi l'andamento non soltanto in termini di rendicontazione, quindi ciò che si realizza, ma anche in termini di opportunità sia immediate sia a venire, andando sul sito italiadomani.gov.it, che è particolarmente efficace, aggiornato costantemente. Direi che dovrebbero iniziare così i palinsesti informativi ogni mattina di ciascuno di noi in questi 60 mesi. Molto bene, dottor Centrale, io la ringrazio. A questo punto passerei la parola e il microfono a Giuseppe Da Conto. So che sarà preceduto da una breve sigla. Se lei ha ancora qualche minuto, dottor Centrale, ci fa piacere. Se dovessero arrivare altre domande le rivolgeremo, altrimenti sappiamo dove trovarla, nel senso che faremo una selezione delle domande e poi le rendiamo pubbliche le risposte. Ovviamente. Grazie mille. Grazie a lei, buon lavoro. Grazie. Bocca al lupo per tutto. Grazie davvero. Grazie. Storica. Grazie. Bene, buon pomeriggio a tutte e a tutti. Intanto grazie a Federcasse per l'invito e al dottor Centurelli per la disponibilità riscontrata nell'interlocuzione e anche per le considerazioni fatte fin d'ora, che chiariscono ancora di più il quadro. Intanto che condivido le slide, sfide e opportunità per imprese e banche cooperative. Sono una trentina di slide, ma le scorrerò un po' anche velocemente, lasciandole poi a disposizione dei partecipanti alla scuola cooperativa, quindi prometto di stare nei tempi.
Una visuale un po' dal lato, diciamo, del nostro mondo, del mondo delle imprese cooperative, delle banche di credito cooperativo, che hanno, come dire, delle specialità, una localizzazione, quote di mercato ben definite in alcuni settori, quindi diciamo, puntualizzerò un po' le opportunità da quel punto di vista, ma vorrei sostanzialmente fare questo tipo di ragionamento dentro questi 20 minuti assieme. Sfide del paese, perché è importante, diciamo, puntualizzare, appunto, si diceva, stiamo facendo un po' di storia, ecco, guardiamo le sfide come paese e siamo parte di questa storia. Il PNRR italiano, caratteristiche stato dell'arte dal lato un po' del nostro lavoro partenariale, si accennava appunto alla governance, al fatto che come Confcooperative, ma come l'ANCE delle cooperative italiane siamo invitati al tavolo partenariale, partecipiamo, abbiamo partecipato e quindi vi racconterò anche un po' da quel lato lì, e anche il fatto che il piano è di fatto partito, cioè ci sono alcune misure attive, diciamo sportelli più o meno aperti, avvisi pubblici più o meno aperti, e poi mi concentrerò, quindi il grosso, diciamo, della comunicazione, il punto 3, un'analisi, diciamo, delle varie, degli vari investimenti previsti in emissione, alcune considerazioni generali. Le sfide io ne intravedo, come dire, tre rispetto al paese: l'efficacia, cioè accompagnare la ripresa nel tempo. Il PNRR dovrebbe avere un effetto del 3,6 di aumento di PIL fino al 2026, quindi come rendere la ripresa duratura economica, ma anche affrontare efficacemente alcuni punti deboli del nostro paese. Si è detto anche in precedenza: livello di occupazione femminile, livello di occupazione giovanile, il livello di laureati con di lavoratori con laurea, quindi di lavoratori qualificati, è nettamente più basso rispetto a, in tutti questi tre casi, rispetto alle medie europee, e quindi ci sono dei temi di genere e generazione da affrontare, ma anche di competenze del nostro paese, anche e soprattutto digitali, ecco le sfide trasversali che si intrecciano. L'efficienza, perché il nostro paese, lo vedete un po' la bandierina dell'Italia, è qui, è sotto la media europea in termini di velocità di spesa, cioè qui parliamo dei fondi strutturali, nella programmazione attuale 14-20 siamo a metà del guado, un po' indietro rispetto agli altri in termini di certificazione dei pagamenti, ma siamo anche un po' lenti nelle opere pubbliche, come si sa, è il piano, si parlava appunto di milestones e target prima, uno degli obiettivi da raggiungere, ad esempio, dimezzare i tempi medi tra pubblicazione e aggiudicazione di un appalto in Italia. Generalmente per opere pubbliche di 1 milione di euro in Italia ci si mette 5 anni ad eseguirle. Ecco, chiaro che questi tempi un po' cozzano con i tempi e la tempistica del PNRR. Le sfide della coesione, si è già detto anche in precedenza, uno degli obiettivi del PNRR è aggredire la coesione, perché quei temi delle debolezze del mercato del lavoro per il mezzogiorno, appunto la coesione territoriale, sono notevolmente più alti, più problematici, e poi anche in termini di servizi. Il piano, ad esempio, fa un grosso investimento sui servizi all'infanzia, il piano asili nido, con quasi 4 miliardi di spesa, però i servizi sono geograficamente dislocati in maniera diversa, quindi non coprono in maniera uguale l'Italia, e sottolineo questo grafico anche per ricordare a tutti, a noi soprattutto, che la gran parte dei servizi all'infanzia sono fatte a gestione privata, quindi diciamo, è importante anche lì guardare il paese come composto, e anche aiutare il piano a raggiungere risultati significa anche, per certi aspetti, in alcuni casi, non spiazzare eccessivamente il privato rispetto al pubblico. Le macro voci delle missioni, insomma, le riprendiamo, le 6 missioni con 50 miliardi la prima, 70 miliardi la seconda, quella sulla transizione ecologica, 31 miliardi sulle infrastrutture, 34 miliardi sull'istruzione e ricerca, questa è una missione che ha preso molto peso nelle ultime versioni, inclusione e coesione 30 miliardi e salute 20 miliardi, proprio perché siamo partiti un po' dai temi della resilienza. Sottolineo un aspetto soltanto in questo, la governance multilivello, cioè il fatto che ci sia un intreccio di responsabilità poi di fatto nell'attuazione pubbliche e con un ruolo degli enti locali, diceva il Presidente dell'Erba nell'introduzione, molto forte, un terzo delle risorse è in capo all'ente locale. Questo, diciamo, complica un po' l'attuazione del piano, ma è importante saperlo. Il tavolo partenariale, questa è la foto della prima riunione, è il Presidente Gardini qui in rappresentanza dell'ANCE delle cooperative, il tavolo è presieduto dal Professor Treu,
è stato interessante. Lì abbiamo ribadito il fatto che diciamo, il piano, lo diceva anche il dottor Centurelli prima, avrà successo, ed è importante che abbia successo se il partenariato appunto viene coinvolto attivamente nel processo e se si passa diciamo ad una logica di coprogrammazione, di codecisione e poi fino anche di coprogettazione laddove possibile degli investimenti. Abbiamo anche compreso che, o si sta iniziando a comprendere, un passaggio di Centurelli pochi secondi fa lo confermava, che di fatto si sta disegnando una nuova modalità, un nuovo approccio di costruire politiche pubbliche nel nostro paese, che probabilmente sarà l'approccio futuro. Il piano, si è detto, è pay by result, quindi piano per risultati, cioè raggiungere risultati e avere, come dire, l'accredito, che significa che appunto bisogna coinvolgere attivamente il partenariato, che gli investimenti, come si diceva prima, hanno, come dire, modalità di attuazione le più disparate, le più diverse, che, diciamo, dal punto di vista della contrattualistica pubblica, cioè, è previsto di tutto, appunto, il partenariato pubblico-privato, i bandi, gli avvisi pubblici, contratti istituzionali di sviluppo, la coprogettazione anche definita dal codice del terzo settore. Ci sono degli investimenti, ora li vedremo nella carrellata, automatici di fatto, i crediti d'imposta, ma anche il super bonus, o anche il 4.0, di fatto sono automatici, il fondo di garanzia, il fondo centrale di garanzia per certi aspetti ha degli automatismi, ma ci sono anche degli investimenti che hanno una progettazione, una progettualità complessa perché riguardano più imprese che devono, come dire, contribuire all'investimento, ad esempio i contratti di sviluppo, ad esempio i contratti di filiera, e so che qui, diciamo, nel mondo del credito cooperativo c'è molta expertise su questo, ma anche i programmi urbani integrati, cioè investimenti dove l'integrazione tra pubblico e privato, anche per certi aspetti il privato che si cofinanzia con il sistema bancario. Quindi vengo un po' al ruolo delle banche, che vale per le imprese, ma diciamo anche per certi aspetti per la pubblica amministrazione, che sarà interessata e beneficiaria diretta di alcuni investimenti, soprattutto di quelli delle nuove costruzioni, diciamo, edilizi. Quindi il ruolo delle banche che riguarda i fondi di garanzia, e sta partendo il primo sul turismo, sul fondo centrale sezione turismo, soprattutto cofinanziamenti negli investimenti privati, perché di fatto, diciamo, il piano non è difficilmente coprirà al 100%, come dire, delle spese, quindi in qualche maniera, lo vedremo in alcuni casi, bisognerà attingere alle risorse proprie o alla leva di terzi, quindi la finanza bancaria. In un mondo post-Covid, dove, diciamo, o durante Covid, dove le marginalità sono un po' ridotte, l'autofinanziamento proprio, diciamo, i cash flow saranno un po' più bassi, allora è facile immaginare l'accompagnamento bancario o project financing con il pubblico, nella grandi progettualità, soprattutto nelle opere di costruzione, e poi ingegneria finanziaria con fondi dei fondi. Il piano, dicevo, è partito. Ora è una slide un po' stretta, effettivamente passando le settimane devo cambiarla, devo allungarla, ma non guardiamo la parte in rosso, perché ora le rivedremo cammin facendo più o meno le cose che sono diciamo partite, Sacesi, Imest, i crediti d'imposta con la legge di bilancio, super bonus, contratti filiera, ora le rivedremo cammin facendo. Mi puntualizzo solo alcuni aspetti relativi alle fonti normative, perché è importante capire la complessità del percorso. Decreto legge 77 del 2021, che ha definito la governance, alcune interventi sulla semplificazione in materia di appalti, i criteri di riparto di cui si diceva prima, la clausola sud e la clausola assunzioni giovani e donne, il decreto del MEF del 6 agosto che assegna le risorse, un decreto in conversione oggi molto importante anche per gli aspetti che vi dirò fra un po', il 152, perché prevede dell'attuazione sul turismo, sulle ZES, sui piani integrati urbani, e poi la legge di bilancio ovviamente con la transizione 4.0 e alcuni decreti specifici, MITE, MISE, bandi di agenzia per la coesione, ora li vedremo più nel dettaglio, che di fatto hanno aperto gli avvisi. Allora, missione 1 di fatto per la componente 2, guardiamo quella soltanto relativa un po' alle imprese, prevede tre cose: transizione 4.0, quindi i crediti imposta per
gli acquisti di beni materiali e immateriali 4.0, nonché per la formazione e progetti di ricerca e sviluppo, e il fondo Sace Simest e i contratti di sviluppo. Ora, in tutti questi casi, bene o male, diciamo, le banche possono avere un ruolo di cofinanziamento. Perché? Perché i crediti d'imposta 4.0, legge di bilancio in discussione, di fatto il credito d'imposta arriverà, diciamo, a una quota, no? Al 20%, se appunto resta così la norma, l'articolo 10, fino a 2 milioni e mezzo, quindi poi scalare in base, scalerà, diciamo, si ridurrà il credito d'imposta in base alle quantità dell'investimento. Ecco, qui c'è un pezzo da coprire, sia sul tangibile che l'intangibile. Sulla Sace Simest lo sportello è attivo ed è stato riaperto fino a maggio. L'obiettivo è di raggiungere 4.000 piccole e medie imprese che attingono ai vari interventi per l'internazionalizzazione. E poi ci sono i contratti di sviluppo riaperti con un decreto direttoriale a settembre, in gestione Invitalia. Dovremmo rendicontare 1,5 miliardi di dotazione, 40 contratti di sviluppo. Sono definite già le filiere produttive, soprattutto, appunto, cito l'agroalimentare, cito il turismo, ma insomma altre energie, le utilities, e i contratti di sviluppo, come sapete, prevedono più imprese con una impresa, diciamo, che capofila negli investimenti, prevedono più tipologie di incentivo, compreso il conto interessi. Sono programmi però di dimensioni medio-grandi, dove appunto le imprese si devono associare. La componente 3, turismo e cultura 4.0, è una componente molto importante. Cito due aspetti: il piano Borghi, che dovrebbe partire negli inizi dell'anno prossimo. Di fatto, investimenti su alcuni borghi storici, sia dal lato della riqualificazione infrastrutturale, ma anche dal lato della valorizzazione attraverso le imprese culturali, turistiche. 1.800 imprese il target di riferimento, sono i borghi sotto i 5.000 abitanti. È in discussione col Ministero della Cultura un po' la definizione dei criteri per la costruzione dei bandi, però di fatto questo è un avviso importante e fa un po' la coppia, perché prevede 200 milioni di euro per le imprese, alla strategia nazionale con le aree interne. Ma cito il pacchetto turismo, anche perché nel pacchetto turismo, poi negli allegati tecnici del piano, perché il piano ha 300 pagine pubbliche, ma altri 3.000 allegati tecnici in inglese, è citata ICREA come best practice nell'accordo Cassa Depositi e Prestiti, plafond dedicato al turismo. Comunque, di fatto, questo pezzo è partito con il decreto in conversione 152. Credito d'imposta, appunto, fino all'80% delle spese, quindi c'è un pezzo, come dire, scoperto, per efficientamento energetico, riqualificazione e spese per la digitalizzazione delle imprese turistiche alberghiere, con del fondo perduto maggiorato se del sud, se imprese femminili e giovanili. Articolo 2 del decreto in conversione, fondo centrale di garanzia, garanzie fino all'80% dedicate al turismo, gratuite fino a 5 milioni di euro, quindi sezione fondo centrale, e poi fondo rotativo, l'articolo 3, per appunto investimenti per la riqualificazione energetica delle imprese turistiche. Come vedete, diciamo, il tema dell'efficientamento è sempre appunto il tagging trasversale. La missione 2, cito soprattutto i progetti faro di economia circolare, anch'essi sono partiti con 4 avvisi, 600 milioni di euro, ma ci sono anche i contratti di filiera previsti nel fondo complementare per 1,2 miliardi di euro, i parchi agrisolari, cioè i tetti fotovoltaici che non consumano suolo, quindi diciamo impianti fotovoltaici che non consumano suolo. Anche qui, diciamo, di fatto il ruolo delle banche è abbastanza immaginabile dentro appunto il cofinanziamento di questi interventi, perché appunto si tratta di investimenti di grandi dimensioni, e dove ad esempio sui parchi agrisolari si suggerisce l'utilizzo della Sabatini. Sempre per la missione 2 ricorda un po' il tema dell'agrivoltaico,
cioè quindi degli impianti fotovoltaici a consumo di suolo, dove di fatto l'investimento è importante e ci sarà anche un tema di cofinanziamento, ma soprattutto ricordo le comunità energetiche con 2 miliardi e passa di investimento per finanziare microimprese di comunità energetiche. Ora è uscito l'attuazione della direttiva RED 2 con l'articolo 31 che definisce definire le comunità energetiche, e comunque di fatto questo è un pezzo di lavoro molto interessante, come il lavoro si sta facendo di fatto sul super bonus lato, diciamo, però cessione del credito. Quindi il tema è efficientare a livello energetico il paese o renderlo sempre di più autonomo dal punto di vista della produzione e del consumo. Sulle infrastrutture dico poco, nel senso che per quanto riguarda le reti ferroviarie ci sono le grandi direttrici del mezzogiorno, la prima componente, e per la seconda componente di fatto c'è molto investimento sui porti e sulla digitalizzazione del traffico aereo, aeroportuale. Missione 4, Piano Nazionale Asili e Servizi per l'Infanzia, l'obiettivo appunto raggiungere i target europei di copertura con 4,6 miliardi e anche qui sono partiti i bandi, diciamo, qualche giorno fa per i comuni. E poi c'è la seconda componente che riguarda tutte le iniziative di ricerca applicata per le imprese. Anche qui il ruolo delle banche lo possiamo immaginare sempre dal lato del cofinanziamento, della progettualità. Allora, sugli asili nido, di fatto gli avvisi sono centrati sui comuni che dovranno costruire sostanzialmente i nuovi edifici dentro il cronoprogramma del PNRR. Però ci sarà un tema sicuramente poi successivo o parallelo, meglio se parallelo, di gestione poi di questi servizi. Vi facevo vedere i dati Istat in precedenza appunto su quanto sono spesso gestione privata. Sui temi della ricerca applicata c'è il potenziamento, e quindi ritorno al tema del fondo dei fondi, quindi strumenti di ingegneria finanziaria, il potenziamento del Fondo Nazionale per l'Innovazione, di Cassa Depositi e Prestiti, per, diciamo, fare super investimenti nelle start-up innovative, nelle imprese innovative, ma ci sono tutta una serie di programmi, alcuni partiti anche ora, tipo gli ecosistemi dell'innovazione, dove di fatto si tenterà, diciamo, di costruire anche luoghi dove imprese e università e centri di alta formazione si raccordano e fanno una serie di servizi per aumentare l'innovazione nel nostro paese. La missione 5, sottolineo soprattutto per quanto riguarda la componente politiche del lavoro, il fondo nuove competenze che si rifinanzia con React-U, ma di fatto è partito, insomma il ministro Orlando ha mandato una bozza qualche giorno fa e si sta discutendo anche del programma garanzia occupabilità dei lavoratori, e poi con React-U ci saranno anche le risorse per gli incentivi straordinari a giovani, donne e forse sud, ma forse anche no. E, cito come novità importante il fondo impresa donna, che è stato istituito da un decreto ministeriale di ottobre, perché era già istituito dalla legge di bilancio dell'anno scorso, ma di fatto poi il PNRR assegna altre risorse a questo fondo, e anche qui investimenti per lo startup e lo sviluppo di imprese femminili, comprese anche le cooperative partecipate con maggioranza del 60% donne, fino, diciamo, generalmente all'80% delle spese, quindi anche qui da immaginare un forte ruolo, diciamo, di accompagnamento dei progetti imprenditoriali. Il fondo è in gestione in Vitalia. Sull'inclusione e coesione salto un po' le parti più di welfare, ma vi puntualizzo i progetti di rigenerazione urbana, soprattutto perché ad esempio il piano urbano integrati per città metropolitane, che è quello che è in partenza con l'articolo 21 del DL 152 di cui vi dicevo, di fatto immagina progetti dove anche vengono anche coinvolte le banche, oltre che al terzo settore, cioè riqualificazione di grandi dimensioni di aree periferiche urbane messe, diciamo, rifunzionalizzate, ma dove anche si connettono tutta una serie di servizi sociali e culturali che oggi sono inesistenti. Poi il piano non guarda solo le città metropolitane, ma anche c'è un progetto rigenerazione urbana per 3,3 miliardi per le città medie. Dentro le slide trovate, come dire, anche tutti i target più o meno di riferimento. Sempre missione 5, terza componente, interventi speciali di coesione territoriale.
diciamo, vi cito le aree interne, anche qui diciamo pezzi di costruzione di accompagnamento bancario, diciamo dei progetti di imprenditoriali che nasceranno forse non nella prima fase ma nella seconda fase, diciamo, nell'attuazione di questo piano. Penso a tutti gli interventi sull'infrastrutturazione sociale delle aree interne. Si attendono le nuove aree, la decisione insomma delle regioni sulle nuove aree, però di fatto il piano prevede molti investimenti sulle aree interne, 1,3 miliardi più o meno, ma è partito il bando sulla valorizzazione dei beni confiscati, ad esempio l'Agenzia per la Coesione, e ci sono anche 700 milioni nel fondo complementare di interventi per l'economia nelle aree del terremoto, i due cantieri sismici 2009-2016, si sta discutendo un po' dell'attuazione di queste misure, però di fatto qui parliamo di luoghi dove le banche di credito cooperativo e le cooperative sono ben presenti e hanno sicuramente attenzione e possibilità di investimento. L'ultima missione è quella sulla salute, vi racconto solo la prima componente di 9 miliardi più o meno, di fatto case della comunità, 1.350 case della comunità per 2 miliardi, luoghi fisici dove far convergere tutta, diciamo, la filiera dell'assistenza sanitaria territoriale, e poi ospedali di comunità 1 miliardo per farne 400, e diciamo in fase di definizione il riparto tra le regioni e il Ministero della Salute, quindi un decreto per ripartire le risorse e quindi questi target tra le regioni saranno molto probabilmente sicuramente in una prima fase costruzioni da fare attraverso poi il contratto istituzionale di sviluppo, ma nella fase servizi, quindi servizi di sanità territoriale, servizi domiciliari e tutto ciò che ne conseguirà, perché qui i target sono molto alti, bisognerà e si coinvolgeranno sicuramente le cooperative, ma anche le banche, nella misura in cui accompagneranno le imprese verso un'offerta di nuovi servizi per soprattutto gli anziani non autosufficienti. Concludo, perché sperando di non avervi annoiato, ed è una materia che può essere noiosa oggettivamente, però il PNRR, ricapitolo, è una sfida del Paese, soprattutto su alcuni comparti, il digitale e l'ecologia, e su questo come cooperative dobbiamo fare di più, ma stiamo già facendo tanto. La tempistica è ristretta e quindi un po' di ansia da prestazione c'è per arrivare a metà 2026. È importante ricordarci che però non è l'unico cassetto di risorse per il prossimo periodo, lo diceva bene il dottor Centurelli, ci saranno anche una tantina di miliardi di fondi strutturali che però avranno una programmazione, una spesa un po' più lunga, fino diciamo più o meno al 2030. È importante sottolineare appunto il ruolo del partenariato sia nella costruzione, diciamo, delle politiche, ma anche dal basso nella gestione, nella coprogrammazione degli interventi, perché appunto un sindaco non si trovi solo nella costruzione di un progetto, e come vi ho raccontato il ruolo degli strumenti finanziari, della leva bancaria, è un ruolo che se non diciamo chiamato in causa direttamente è importante rilevare, e c'è nei meandri del piano, perché deve accompagnare la progettazione delle imprese e lo sviluppo delle imprese, quindi del nostro paese, come diceva Sergio, buona finanza per il nostro paese. Grazie. Grazie molte, grazie Giuseppe, sei stato non soltanto nei tempi, ma ti ho particolarmente apprezzato oggi, forse più di altre volte, perché stai perfezionando il tuo innovativo mestiere di interprete e mediatore culturale, nel senso che vorrei sottolineare la mole di documenti, le migliaia di pagine da studiare, ha cominciato per tempo Giuseppe, e ci offre questo lavoro di semplificazione. Lui ha montato e smontato le informazioni, le ha aggiornate fino a poco fa. Io ho una slide che seguivo attentamente con un numero leggermente diverso da quella che ha proiettato, proprio perché nel giro di poche ore, per esempio, sulle case di comunità e sullo sviluppo delle cure intermedie ha aggiornato. Ecco, io vorrei
che questo spezzare il pane del PNRR che ci ha offerto Giuseppe possa essere ulteriormente valorizzato e apprezzato, perché abbiamo capito, qualcuno dirà finalmente, qual è il ruolo delle banche, soprattutto delle banche di comunità. Ci sono dei meccanismi su cui in parte le banche sono allenate, in parte no, ma occorre entrare in questi meccanismi, perché poi i fornitori, i protagonisti, i soggetti e non soltanto i destinatari stanno esattamente nei territori dove noi siamo. Quindi non soltanto per cogliere occasioni di business, ma per far cogliere occasioni di business alle imprese, ai nostri soci e clienti che avranno le loro catene informative, ma anche noi potremmo, ovviamente con un lavoro di squadra, con Fondo Sviluppo, che può offrire tra l'altro anche strumenti complementari, grazie poi alla competenza di Giuseppe, e con le capogruppo che ora ascolteremo e con il piccolo ruolo di assemblaggio che può fare Federcasse, noi riteniamo che ci sia un forte investimento di tempo, di risorse, di energie da mettere in campo, perché dobbiamo, nell'interesse della coerenza della nostra missione, cogliere queste straordinarie opportunità. E oggi, anche grazie a questo secondo intervento, dopo il primo altrettanto importante del dottor Centurelli, ma questo secondo intervento è entrato nel concreto, e immagino che i presidenti, i direttori, i colleghi e collegati abbiano intravisto una serie di sentieri su cui è indispensabile mobilitarsi nelle modalità che vedremo e che impareremo, ma insomma non possiamo stare fermi. Più di un presidente mi ha scritto per sapere se metteremo a disposizione sia la registrazione video sia le slide. Naturalmente sì, anzi siamo contenti che si ponga questa domanda, perché vuol dire che c'è voglia sia di rivedere sia di distribuire, in una logica che non è esattamente quella del podcast ma quella del video, queste registrazioni che sono senza prova e che sono delle finte dirette, diciamo così, ma sono delle dirette che poi vengono registrate, possono essere a disposizione. Quindi questo è lo spirito, proprio quello di andare a capire meglio. Grazie Giuseppe. C'era una domanda, aspetta, sono arrivate diverse, ma ce n'era una in particolare. Sì. Ecco, se tu potessi dare un consiglio in 45 secondi a un presidente, a un direttore di BCC, che cosa fare nei prossimi mesi, che cosa leggere, che cosa consultare, chi intervistare, insomma, cosa fare per aiutare la propria comunità a cogliere al meglio questa opportunità? Io guarderei un po' intanto le caratteristiche del territorio, quindi la caratteristica un po' della base sociale, e anche rispetto a quello un po' matcherei, diciamo, rispetto alle iniziative del PNRR, perché si parla di agricoltura, perché si parla di turismo, perché si parla di terzo settore, cioè penso anche di, come dire, pezzi di lavoro molto rilevante per le singole banche di credito cooperativo. Quindi c'è da un lato un po' un pezzo di analisi da fare, di matching, cioè immaginare un po' un matching tra l'offerta delle politiche come del PNRR e la domanda, cioè ciò che è in pancia, come dire, alla rete della banca di comunità locale. Quindi questo è il primo pezzo che farei un po' più desk, e poi inizierei a giocare in contropiede, perché alcuni avvisi stanno partendo ora e va bene, forse non tutti ci possono riguardare nel dettaglio, però insomma, intercettare, mettere assieme e fare gioco di squadra, ad esempio con i comuni, laddove i comuni sono assegnatari, attuatori diretti di alcune risorse, quindi i comuni del territorio, potrebbe essere un'utile soluzione, così come, diciamo, lavorare assieme alle imprese, alle associazioni di categoria, con cui, diciamo, le informazioni generalmente si trasmettono in maniera più efficace, un po' intermediata, però diciamo in maniera più, spero, almeno anche per il mondo cooperativo, più efficace, più finalizzata alle attività di tutti. Ecco. Molto bene, grazie Giuseppe. Poi appunto questa collaborazione ulteriore nel mondo cooperativo con COF Cooperative, Fondo Sviluppo, Federcasse, le capogruppo, le singole federazioni che si sono organizzate, insomma direi che
guardiamo con ottimismo, non è una strada facile, ma c'è veramente una grande possibilità di intervenire. E passiamo adesso alla terza parte, grazie ancora e a presto. Ciao Giuseppe. Tra l'altro volevo ricordare che Giuseppe è titolare di una rubrica sul nostro mensile Credito Cooperativo, uscirà proprio fra pochi giorni la seconda puntata di questo viaggio nel PNRR con questo taglio molto concreto che apprezziamo in maniera particolare. Dicevo, siamo alla terza parte, è il momento del coinvolgimento da protagonisti ovviamente delle nostre capogruppo, il CREA e Cassa Centrale. Vi annunciavo all'inizio, non so se riusciamo a proiettare le immagini, i volti di Caro Napoleoni e di Fabrizio Berti, chiedo l'aiuto anche a il nostro regista, e non soltanto regista ma anche coautore di queste trasmissioni, diciamo così, che è il nostro Walter, se riusciamo. C'era la sigla e mi ero dimenticato. Buonasera Carlo e saluto anche Fabrizio che sarà inquadrato fra qualche minuto. Eccolo, buonasera anche Fabrizio, grazie di aver accolto. Buonasera. Il nostro invito. Buonasera a tutti. Grazie molte. E allora, abbiamo già fatto un pezzo di sentiero molto ricco. Questo è il momento in cui tutte le potenzialità e le capacità, anche gli strumenti che hanno a disposizione i due gruppi, in particolare il capogruppo, può essere raccontato da parte vostra. Io quindi preferirei lasciarvi un po' di spazio in cui potete intervenire nel modo che ritenete, dando un quadro e poi magari cercando di andare anche su qualche dettaglio se riterrete, per essere ancora più diciamo così pragmatici. E la domanda complessiva è questa: quali sono le opportunità per le nostre banche? Abbiamo cominciato a vederle grazie alle due relazioni precedenti, e soprattutto qual è il ruolo di supporto ma anche di traino delle due capogruppo, ICREA e Cassa Centrale. Comincerei con Caro Napoleoni, che dicevo all'inizio è responsabile della divisione impresa di ICREA Banca. A te Carlo, prendiamo 5-10-12 minuti. E stesso tempo per Fabrizio, poi facciamo un secondo giro, prendiamo qualche domanda e andiamo avanti. Grazie. Grazie Sergio, e un saluto a tutti anche da parte mia, un ringraziamento diciamo per averci anche coinvolto in questa iniziativa. Io ho preparato una piccola presentazione che userò ma solo come traccia e la lascerò poi a disposizione per diciamo per i colleghi. Premessa, no? Abbiamo capito che stiamo vivendo una fase straordinaria. Il PNR ormai acronimo ricorrente, lo leggiamo ovunque, lo ascoltiamo ovunque. Effettivamente è uno strumento che dà la possibilità al paese di poter recuperare un gap sotto il profilo degli investimenti. Quindi questo diventa già di per sé un elemento di opportunità anche per le banche, che come sappiamo hanno sempre un ruolo importante nell'assistere e nel finanziare i propri clienti. Io ho già colto dagli interventi che mi hanno preceduto una serie di diciamo elementi che andrò velocemente a ripercorrere, dandogli no, quella chiave più concreta o comunque operativa che Sergio ci incitava. Allora, come prima cosa, diciamo l'elemento che a me ha colpito di più è la sintesi di questa slide, e noi sostanzialmente ci troveremo di fronte a una serie di strumenti che si tradurranno in modalità operative differenti. Quindi avremo degli appalti, avremo degli incentivi alle imprese, delle sovvenzioni per i cittadini e per le famiglie e degli strumenti finanziari specifici. Quindi la prima cosa importante che almeno come capogruppo noi stiamo cercando di monitorare è effettivamente riuscire ad avere un quadro sempre aggiornato delle varie misure che vengono messe in campo, di qual è la loro, lasciatemi dire, caratteristica o modalità operativa, in maniera tale da poter essere poi di supporto alle imprese e comunque ai nostri clienti
nell'andare, diciamo, a proporsi o a intercettare queste misure. Abbiamo fatto anche noi un esercizio così di comprensione, no? Perché poi i destinatari di queste misure sono tante, in maniera diretta anche il dottor Centurelli ci aveva fatto capire che alle imprese è destinato una parte importante nelle diverse missioni. Diciamo che se una parte importante loro ne beneficeranno in maniera diretta, c'è sicuramente una ricaduta indiretta che riguarderà tutte quelle altre risorse in cui comunque le imprese poi interverranno come fornitori di servizi o comunque, no, come realizzatori pratici, vuoi degli appalti, vuoi di quelle commesse che a livello di pubblica amministrazione si verranno a definire. Noi abbiamo immaginato che ci sono grosso modo 80 miliardi che andranno nello specifico a interessare in maniera diretta le imprese. Quindi diventa sicuramente importante riuscire a capire da subito quali sono gli ambiti e quali sono le modalità. Quindi, diciamo, questa è un po' la priorità che noi ci siamo dati. Il PNRR, al di là delle dimensioni, no, più, lasciatemi dire, regolamentari, ha tante linee di indirizzo, gli strumenti, come vi dicevo, sono numerosi. Pertanto, che cosa abbiamo cercato di fare? Abbiamo cercato di capire all'interno di questi 256 interventi individuati quali erano quelli che, almeno dalla nostra analisi, erano più, lasciatemi dire, prioritari o comunque più, diciamo, vicini a quelle che sono le caratteristiche e al ruolo specifico che il credito cooperativo ha svolto e continua a svolgere sull'economia. Ne abbiamo identificate su una serie di settori. Io adesso ve ne presento uno che ha come settore di riferimento specifico il turismo, però sappiamo che c'è la dimensione dell'agricoltura, c'è tutta la dimensione del mondo collegato alle energie rinnovabili, una dimensione sempre importante dell'ambiente e comunque anche la gestione dei rifiuti. Quindi, diciamo, sono tutte filiere che sono interessate da più misure. E quindi avere o riuscire ad avere, no, un quadro chiaro di quali sono le misure specifiche, quali sono le caratteristiche per accedervi e chi sono i beneficiari o quali sono i requisiti che questi beneficiari devono avere per poter intercettare queste risorse è una cosa importante. Vi dicevo, turismo, qualcosa c'è già stato anticipato dal dottor D'Aconto, ma se noi andiamo a vedere sul turismo ci sono delle misure che vanno a mettere a disposizione delle garanzie. Si è parlato della sezione specifica del fondo di garanzia per le PMI. Questo è un ambito in cui le banche di credito cooperativo, così come hanno fatto con le garanzie, quelle specifiche Covid, possono proporsi col concetto famoso della leva finanziaria, quindi di finanziare comunque le iniziative specifiche di riqualificazione energetica, di innovazione digitale e quant'altro, potendo beneficiare di questo strumento che in un contesto dove l'onda lunga del Covid purtroppo sta ancora colpendo, comunque ha lasciato un segno su quelli che sono i fondamentali economico-finanziari degli operatori di settore, avere uno strumento mitigante del rischio è sicuramente un'opportunità. Quindi questa è una di quelle filiere su cui noi ci stiamo già organizzando per poter essere operativi non appena il fondo verrà ufficializzato. Per essere operativi significa destinare delle risorse. Noi abbiamo un plafond di 250 milioni che ha una caratteristica di durata molto lunga proprio perché è finalizzato a finanziare gli investimenti. Insomma, questo vuole essere un po' il supporto da mettere in campo nei prossimi 18 mesi. Sempre sul turismo ci sono poi gli strumenti, quelli tipici dei fondi rotativi. Qui che cosa, qual è l'elemento caratterizzante? Non c'è la componente della garanzia, c'è la componente del contributo. Contributo che può essere sotto forma di riduzione del costo degli interessi o interessi agevolati oppure a fondo perduto. Anche qui è una misura che per certi versi ricopre o si va a, deve essere destinata allo stesso tipo di investimenti, c'è sempre spazio per la leva, quindi anche qui la banca può andare a svolgere un ruolo più tradizionale con quello che è il ruolo tipico di intermediario.
Altre misure, abbiamo visto i crediti di imposta legati alla transizione 4.0 o quei crediti di imposta che avranno, no, la finalizzazione specifica su tutto ciò che è riqualificazione energetica. Qui significa dare la possibilità alle imprese di poter monetizzare in maniera immediata quello che è il credito d'imposta legato all'investimento, quindi anche qui c'è spazio per gli intermediari finanziari per giocare un ruolo. Inoltre si è parlato anche del rifinanziamento degli interventi di Simest. Simest, sapete, è un veicolo che sostiene l'internazionalizzazione delle imprese, tra l'altro finanzia in maniera diretta e destina dei contributi specifici anche su tutto ciò che è traffico o sviluppo di business attraverso piattaforme di natura e-commerce. Quindi, no, poter supportare iniziative di incoming, questo sicuramente è un ambito specifico nel mondo del turismo. Questa ricchezza, lasciatemi dire, ci permette di poter cogliere subito un altro elemento importante. Dobbiamo riuscire ad essere d'aiuto ai nostri clienti, alle banche, ai clienti delle banche nel capire qual è la misura più indicata per il tipo di investimento, perché come ci è già stato detto, alcune misure possono cumularsi, ma altre no. Quindi questo contesto in effetti ci porta sempre più a percepire quello che è un ambito nuovo per gli interventi, diciamo, delle banche o degli intermediari finanziari. Perché? Perché non tutte le misure poi, o meglio, ogni misura ha un suo percorso specifico per poterci accedere. Abbiamo visto che ci sono degli appalti, quindi per poter partecipare alle gare di appalto bisogna avere una capacità di presentazione delle offerte. Altrimenti ci sono dei bandi, per arrivare a partecipare a questi bandi anche qui serve una progettualità che può essere, no, la presentazione di un progetto come era nel caso di progetti nell'ambito della gestione dei rifiuti che tendono a favorire la realizzazione di reti sui territori, reti di operatori, c'è la necessità di fare business plan e quant'altro. Quindi effettivamente per quanto è il ruolo, no, che una banca può essere chiamata a sostenere, scusate, diciamo, a mettere in campo, non è più solo un tema di fornire strumenti di natura finanziaria. C'è la necessità o l'opportunità di anche aiutare i propri clienti a orientarsi, quindi a capire qual è il tipo di strumento agevolativo o incentivo che è più, diciamo, adeguato alla propria progettualità, riuscire insieme a completare tutto quello che è il set documentale necessario per poter poi accedere alla misura. Quindi è un ambito di attività che è tipicamente consulenziale, su cui le banche non sempre sono pronte. Noi su questo tipo di operatività stiamo cercando, no, di ampliare quello che è il nostro la nostra capacità di servizio, anche cercando delle collaborazioni con dei partner terzi, in maniera tale da poter avere una maggiore capacità sulle linee dove già operiamo, ma anche riuscire a presidiare ambiti nuovi che magari non sono stati oggetto, almeno fino adesso, di una offerta diretta da parte del gruppo. Ciò non toglie che a fianco all'attività di consulenza c'è o di indirizzo, rimane poi la possibilità di poter andare a identificare e proporre quindi tutta una serie di prodotti più, lasciatemi dire, finanziari, quindi più vicini a quella che è l'attività tradizionale della banca, l'intermediario creditizio, che però hanno un contenuto specifico in quanto sono legati proprio alle nuove misure. Sono stati fatti degli esempi, si è parlato di contratti di filiera, effettivamente non è una novità il contratto di filiera, il contratto di filiera siamo già al quarto bando, quindi è un'attività in cui la banca, oltre a cofinanziare, diciamo, dei progetti di investimento, è anche gestore di risorse pubbliche, ma oltre ai contratti di filiera si è parlato di fondi dei fondi, quindi fondi che vengono messi a disposizione di operatori, di intermediari finanziari che gestiscono per nome e per conto dell'ente
diciamo, delegato all'iniziativa specifica, sia la selezione dei progetti che poi l'allocazione dei fondi e tutto quello che è legato al monitoraggio. Non ultimo, si è parlato anche questo di strumenti di partenariato pubblico-privato. Qui effettivamente c'è un elemento un aspetto in più che almeno fino adesso io ho sentito poco evidenziare. Il partenariato, questo a mio modesto giudizio, può diventare un ambito di un volano per accelerare il processo di realizzazione proprio dei progetti, perché attraverso il partenariato l'ente gestore può delegare non soltanto la gestione della componente finanziaria, ma addirittura può delegare la progettualità. Quindi che significa? Significa che gli enti, per lo più della pubblica amministrazione, che sono i gestori di questi fondi, non devono necessariamente gestire al proprio interno la progettualità per andare poi a indire bandi, ma possono avvalersi del privato anche nella fase di progettazione. Progettazione che poi è comunque sottoposta ad una valutazione tecnica da parte dell'ente. Quindi, ecco, questi volevano essere una serie di esempi su attività concrete che almeno il gruppo bancario sta mettendo in pista, su alcune ha già anche un track record alle spalle, ma che vanno proprio nella misura di poter essere immediatamente di supporto alle banche in maniera diretta, per poi supportare i clienti, imprese delle stesse, nel indirizzarsi in questo contesto. Io lascio la parola al collega in maniera tale che poi ci sia pure spazio e sono quindi a disposizione. Grazie, grazie, grazie molte Carlo, anche per la concretezza appunto a cui avevo fatto riferimento, e in particolare questa ultima slide, la numero 9, entra nel merito anche della capacità di accompagnamento che si vorrebbe offrire alle nostre banche nei confronti delle imprese socie e clienti. Quindi bene, grazie. Ora parola e spazio a Fabrizio Berti, che come dicevo prima è il responsabile dei crediti di Cassa Centrale Banca. Benvenuto, a te la parola. Buonasera a tutti, grazie della possibilità di intervenire da parte mia e della banca che rappresento. Io non ho preparato delle slide, ma cercherò di dirvi in maniera molto sintetica quello che Cassa Centrale ha fatto e sta facendo per cercare di supportare le banche del gruppo e soprattutto le imprese, i clienti del gruppo, per quanto riguarda le opportunità date dal PNRR. Diciamo che per sommi capi abbiamo lavorato su tre cose: formazione, plafond e prodotti, e poi capacità di consulenza. Cassa Centrale ha una struttura abbastanza leggera, noi siamo un capogruppo, che ha sempre lavorato in modalità di rete, quindi cerchiamo di presidiare i processi interni e poi ci avvaliamo di una serie di collaboratori esterni e relazioni esterne per poi riuscire ad arrivare un po' con tutte le nostre iniziative in tutte le banche del gruppo, in tutti i territori che presidiamo. Quindi la prima cosa sulla quale abbiamo puntato molto appunto è la formazione. La formazione, abbiamo attivato tutta una serie di momenti per dedicati ai colleghi, ai gestori, chiaramente gestori di imprese delle banche del gruppo. Quindi è stato fatto tutto un lavoro territorio per territorio, con tutta una serie di riunioni, poi ripetute e reiterate, in modo da coinvolgere il più possibile i colleghi. Perché questo? Perché abbiamo ritenuto che fosse importante che ci fosse una sensibilità condivisa all'interno del gruppo, il più possibile omogeneizzata ed equilibrata, ai temi sicuramente nuovi che il PNRR ci mette sotto mano. Quindi avere i colleghi che cominciano a, a, che
cioè, intanto che sanno e che capiscono i temi toccati, l'importanza dell'argomento, le opportunità che si nascondono appunto all'interno di questo piano, insomma, che se il nostro paese saprà sfruttare sarà estremamente importante e potrebbe essere anche uno strumento di svolta per questo paese verso un percorso di modernizzazione e di miglioramento infrastrutturale, ma non solo, perché i temi del PNRR sono gli ambiti di intervento sono diversi e sono, come dire, estremamente diversificati. Abbiamo cercato di spiegare ai colleghi quali sono gli ambiti sui quali noi riteniamo ci sia più spazio per le banche del nostro gruppo e per le imprese che sono clienti del nostro gruppo, perché è anche giusto ricordarsi che noi siamo comunque una banca per piccole e medie imprese, ma soprattutto anche le piccolissime imprese. Sono marginali le relazioni con i grandi gruppi, con le grandi conglomerate, con il large corporate, che sono comunque anche per certi aspetti forse le aziende che potrebbero anche essere, così almeno a prima vista, le maggiori beneficiarie, diciamo, della progettualità del PNRR. Abbiamo cercato quindi di andare sugli ambiti dove è più facile forse trovare anche la possibilità di operatività appunto delle piccole e piccolissime imprese, quindi diciamo ci siamo occupati maggiormente sulla parte di digitalizzazione, sulla parte inclusione sociale e sulla parte green. Perché questo? Perché appunto abbiamo ritenuto che là ci fossero probabilmente le opportunità più facili da cogliere. Devo dire che questo primo passaggio ha già dato qualche frutto, perché le banche, diciamo alcune banche, le più intraprendenti, perché poi come sempre all'interno del gruppo c'è sempre chi si muove un po' prima, chi è un po' più cauto, eccetera, hanno già a loro volta cominciato ad organizzare degli incontri, chi ad esempio con i comuni del suo territorio, chi con alcune imprese, con diciamo associazioni delle imprese, per a loro volta anche cominciare a sensibilizzare il territorio circostante, perché poi il successo di questa operazione non è dato solo da una banca che ha del personale, come dire, attento, con le antenne attivate su questi temi, ma la trasmissione deve essere anche sul territorio. E quindi è stato dato molta importanza ai colleghi di Cassa Centrale, quelli che presidiano questo tema, si sono quindi mossi già in diverse parti del paese, partecipando appunto a queste riunioni e cercando di aiutare la diffusione della cultura appunto su questo tema. Anche perché alla fine, voglio dire, è creando questa simbiosi con gli imprenditori sul territorio e con le istituzioni del territorio che riteniamo di poter cominciare a raccogliere le iniziative e appunto a lavorare come in punto. L'altro aspetto che abbiamo affrontato è quello di plafone prodotti. Intanto Cassa Centrale ha deliberato a livello di gruppo 1 miliardo di crediti per le iniziative dedicate al PNRR. Quindi abbiamo cercato di più o meno fare una stima dei progetti che potrebbero arrivare nel nostro imbuto e abbiamo definito un importo che è quello che dovrebbe, diciamo, essere poi erogato sul territorio nel corso dei prossimi 2-3 anni, che sono quelli appunto cruciali per questo mega progetto. Anche sui prodotti è stato fatto un lavoro abbastanza importante, in modo da non farsi trovare impreparati.
E quindi anche con l'aiuto dell'informatica, della nostra informatica, sono stati rivisitati alcuni prodotti che c'erano già, qualcos'altro è in fase di progettazione proprio per avere delle linee dedicate che ci permettano di intervenire su diversi temi, anche tenendo presente che ci sono progetti che potrebbero avere tempi di rientro molto molto lunghi, mentre altri potrebbero essere anche un attimino più rapidi e veloci, e quindi c'è bisogno comunque di un approccio dedicato e differenziato. L'altra parte che noi riteniamo fondamentale è quello poi della capacità consulenziale nei confronti delle imprese e delle istituzioni del territorio interessate da questo progetto. Qui ovviamente abbiamo preso atto della struttura snella di Cassa Centrale, perché voi tenete presente che l'area crediti nel suo complesso ha 70 persone, quindi non siamo un'area crediti diciamo estremamente estesa, e quindi di conseguenza abbiamo stipulato 3 importanti contratti di collaborazione che stiamo finalizzando in questi giorni con 3 come dire, soggetti molto importanti all'interno del mondo della consulenza. Ne abbiamo presi 3 perché abbiamo segmentato un po' le nostre opportunità, quindi abbiamo voluto un consulente molto importante per le microimprese, quindi parliamo di una struttura che ci aiuterà ad assistere la microimpresa in tutti questi tipi di attività attraverso l'utilizzo di una piattaforma che c'è già, che abbiamo visto, che abbiamo ritenuto adeguata ed importante anche per le aziende che comunque si muovono su small ticket e che quindi di conseguenza sarebbe molto difficile riuscire ad aiutare con un rapporto personalizzato e con un consulente dedicato. Poi abbiamo lavorato su un consulente che ci aiuterà nel partenariato pubblico-privato, perché riteniamo che all'interno dei comuni, dei piccoli comuni, perché tenete presente che il nostro gruppo lavora, è presente nella stragrande maggioranza in piccoli comuni, grandi comuni sono pochi quelli serviti dalle nostre banche, mentre abbiamo una presenza importante in territori che sono caratterizzati da comuni medio-piccoli o piccoli. Quindi in questo caso riteniamo che ci sia anche un ampio spazio e ampie opportunità per poter operare, e quindi abbiamo cercato un partner che sia specializzato nel partenariato pubblico-privato, che sicuramente sarà uno strumento molto molto importante per tutta una serie di progetti, non so, pensiamo solo a asili nuovi, ristrutturazione di scuole con il ripristino di funzionalità, oppure la rimessa a norma in zone sismiche, eccetera. Quindi insomma c'è una marea di opportunità nei comuni, anche nei comuni piccoli, dove sicuramente ci sarà una scarsità anche di risorse sufficientemente preparate per poter operare, e quindi si aprono anche degli spazi proprio per che non sono solo quelli di assistere appunto questi piccoli comuni in operazioni che peraltro sono di taglio tendenzialmente piccolo, quindi molto molto appetibili per le nostre banche, ma c'è anche la possibilità di aiutare questi comuni con proprio la promozione quindi proprio con lo strumento del PPP, per proprio far partire tutta una progettualità che potrebbe appunto avere poi dei risvolti molto interessanti per il territorio. E poi abbiamo
portato a bordo anche del nostro progetto un consulente, diciamo, per i tagli invece medio-alti, dove chiaramente ci sarà un tipo di assistenza che ovviamente, vista anche l'entità del progetto, potrà essere molto più, come dire, molto più, diciamo, importante, con dei consulenti specializzati dedicati al singolo specifico progetto, e quindi con la possibilità di assistere, diciamo, le imprese che si rivolgeranno alla nostra rete. È chiaro che tutto questo è finalizzato poi a riuscire ad impiegare il nostro plafond, diciamo, che abbiamo deliberato, e quindi di conseguenza diventare come gruppo anche proprio parte attiva per quel che riguarda la nostra possibilità, la nostra dimensione nell'agevolare questo percorso per il paese che riteniamo, insomma, di fondamentale importanza. Io molto sinteticamente mi fermerei qui, e quindi poi se ci sono domande o altre cose, volentieri. Bene, Fabrizio, grazie. È stata molto, molto chiara la tua esposizione su questi tre filoni: la formazione, il profond e i prodotti e poi la consulenza. Mi sembra che ci siano elementi di grande attrazione, e c'è dinamismo, come sapevamo, come immaginavamo, nelle due capogruppo. Penso che ci siano, al di là delle comunicazioni dirette e degli incontri che voi avete già avviato e realizzato, oggi c'è un'ulteriore spinta in avanti, che veniva anche da ciò che abbiamo ascoltato nelle prime due relazioni, nei primi due interventi, e quindi questa concretezza penso che sia un messaggio davvero molto utile. Nel frattempo sono arrivate due domande. Una è sicuramente rivolta a Carlo, perché dice Luigi Meregalli: volevo chiedere, in ambito del gruppo bancario cooperativo ICREA, ecco, l'è proiettata, ringrazio molto Walter, sui temi Simest e 4.0 che sono stati da te raccontati, per quanto velocemente, ma come vedi hanno colpito. Ecco, con quali società partner la capogruppo ha stretto o sta stringendo accordi, e come si configura l'intervento delle BCC affiliate? Carlo. Non c'è il microfono? Eccomi, scusate. Grazie. Allora, per quanto riguarda l'operatività con Simest, noi abbiamo all'interno dei colleghi che seguono l'estero un nucleo di persone che interloquisce da anni con Simest, quindi siamo autonomi, ci siamo sempre mossi senza doverci appoggiare a consulenti esterni. Ovviamente qui dipenderà anche dalla mole, no, di domande che dovessimo ricevere, però al momento noi sapete che Sime sta già rifinanziato, come è stato detto, con 1,2 miliardi i suoi fondi, quindi qui stiamo operando, diciamo, all'interno. Per quanto riguarda invece la parte, no, del 4.0 dei crediti d'imposta, noi, ma un po' come tutte le banche, ci siamo organizzati per gestire i crediti d'imposta anche qui con una piattaforma che vede anche la partecipazione di partner esterni. Oggi stiamo rivedendo questa architettura in funzione dei nuovi requisiti, mi riferisco in particolare alla necessità di acquisire le certificazioni e quant'altro. Però l'idea è di continuare su quel tema. È ovvio che nel momento in cui si inizia a interloquire in maniera intensa con controparti del settore specifico, quindi parliamo di turismo, parliamo di alberghi e quant'altro, è ovvio che ci possono essere delle esigenze tecniche di natura particolare che potrebbero, no, poi richiederci di individuare anche dei consulenti che hanno un background più specialistico su quel settore. Noi lo avevamo già notato in precedenza, quando, no, approcciavamo finanziamenti di sviluppo o ristrutturazione
di complessi destinati all'attività ricettiva, che effettivamente non era solo un tema di consulenza, lasciate dire, tipica, perito immobiliare o quant'altro, ma avere a disposizione un consulente o qualcuno che avesse anche conoscenza di quelli che sono poi i driver, i parametri che sono i fondamentali del business, quindi della realizzazione dell'opera fisica, era un elemento di una un elemento che ci permetteva di valutare meglio il contesto. Quindi ecco, l'idea è di continuare su questa strada. Grazie Carlo. Questa è una domanda rivolta evidentemente da un collega, un amministratore di una banca affiliata al gruppo bancario Icrea. Ce n'è un'altra che viene da Roberto Zalambani, che secondo me possiamo rivolgere a entrambi. Grazie Walter. Quindi chiederei magari, anche se non c'è una risposta specifica studiata su questa domanda che fanno Roberto Zalambani, che ora leggo. Mi hanno colpito molto i progetti relativi alle case delle comunità e alle farmacie rurali. Come potrebbero le BCC e le case rurali essere da supporto sulla loro realizzazione? In parte l'abbiamo già sentito, ma lascio a Fabrizio e a Carlo una loro risposta. Ma diciamo che intanto bisogna riuscire a intercettare e capire come calare una progettualità di questo tipo. Il ruolo della banca alla fine, della banca locale, è quello di, come ho detto prima, avere le antenne ben ritte, e per cui se sul territorio ci potessero essere iniziative di questo tipo, intanto appunto raccoglierle e poi mettere a conoscenza la capogruppo. La capogruppo poi valuterà, diciamo, velocemente e capirà con che tipo, diciamo, di consulenza muoversi qualora il progetto abbia una sua fondatezza, e soprattutto si riesca a capire bene qual è il percorso ottimale per arrivare alle risorse del PNRR, chiaramente, perché voglio dire, la cosa importante è riuscire a raccogliere nel setaccio quei progetti che hanno concrete possibilità di arrivare intanto alle risorse voglio dire, disponibili per quel tipo di attività, e poi dare una mano, diciamo, ai promotori a strutturare chiaramente i piani finanziari e capire qual è il mix, come dire, che permette poi la sostenibilità del progetto, quindi riuscire a calare, comprendendo le risorse che sono possibili, diciamo, da recuperare destinate a quel tipo di attività, e vedere poi il finanziamento migliore per la durata ottimale, eccetera, e chiaramente poi la parte di equity che necessariamente anche il promotore del progetto, insomma, dovrà mettere. Quindi voglio dire, l'approccio, a prescindere dal tipo di progetto, comunque rimane sempre l'approccio classico che in questi casi bisogna comunque adottare, per poi mettere a terra il progetto, insomma, e dargli quindi quella concretezza che ci permette poi di eventualmente di portarlo avanti. Grazie Fabrizio. Carlo? Allora, io condivido quello che ha detto Fabrizio. Se posso, coglierei l'occasione di questa domanda così per suggerire anche un approccio integrativo a questo, no? Quello tipico dal basso. Perché? Perché effettivamente, e qui diciamo apro un po', coinvolgo tutto il settore della cooperazione, noi abbiamo anche espresso come cooperazione dei grandi operatori che presidiano anche con successo alcune filiere, che sicuramente c'è quella, no, più tradizionale del settore primario, però abbiamo esempi anche di realtà cooperative nella sanità e quant'altro. Allora, io ho riscontrato che questi grandi operatori effettivamente anche loro stanno analizzando in maniera accurata tutte le opportunità, e quindi secondo me anche loro potrebbero essere dei fattori per agevolare, no? Comunque per contribuire a permettere anche ai loro associati o comunque a tutta la filiera degli operatori
di poter cogliere o indirizzare degli sforzi o degli investimenti su alcuni ambiti specifici che possono essere, no, questi più ricorrenti. Quindi sarebbe utile avere anche un ambito settoriale, dei tavoli specifici dove insieme alle capogruppo sedessero anche, io dico, i grandi attori, penso a Conserva Italia, penso a, diciamo, altri operatori con cui ho più confidenza, Soresina o quant'altro, ma ripeto, ce ne sono anche nel settore sanitario sicuramente, perché ho scoperto e ho trovato molta preparazione anche, no, degli angoli di visuale che non sempre la banca riesce in maniera autonoma a intercettare. Quindi ecco, questo potrebbe essere un qualcosa in più che potrebbe dare ulteriore volano a tutto quello che, a tutte le istanze che vengono dal basso, perché poi interesserebbero tutti gli attori della filiera. Grazie Carlo, io condivido molto questo spunto, penso che sia collegata con noi anche Silvia Rossi, che è la direttrice di Fondo Sviluppo, che conosci, e penso che coinvolgendo le due capogruppo e alcune filiere importanti possiamo iniziare in maniera sperimentale. Tu hai fatto dei nomi, ce ne sono altri naturalmente anche nel settore della sanità, per esempio, no? Visto che la domanda che ci ha posto Roberto Zalambani, che è un esperto cooperatore che ci scrive da Bologna, immagino, ha a che fare con questo complemento di specificazione, no? Le case della comunità, gli ospedali di comunità, e ricordo comprese anche le case proprie come primo luogo di assistenza domiciliare, ci sono quasi 7 miliardi a disposizione, e se non se ne occupano le reti cooperative e le banche di comunità, che sono le banche cooperative, sarebbe difficile che se ne occupassero altri, oppure magari anzi hanno occasione di business per altri, ma poi bisogna andare a vedere se il business che si realizza è soddisfacente in termini di diciamo così di margini per altri nostri concorrenti. Però al di là di queste considerazioni penso che si possa sicuramente avviare, e ricordo che il Fondo Sviluppo ha anche degli strumenti sia di abbattimento del costo degli interessi in caso di finanziamenti che si possono ulteriormente finanziamenti a imprese cooperative di altri settori erogati da BCC magari in pool con le due capogruppo. C'è un'apposita linea da questo punto di vista delle risorse che si vanno tra l'altro accumulando, e dall'altra parte si possono proprio individuare anche sperimentalmente nel primo semestre del 2022, perché poi i 5 anni, come dire, ci consentono anche di fare qualche esperimento e rapidamente trarre delle lezioni. E quindi penso che questa sia una cosa realizzabile. Provo a organizzare una cosa molto concreta, mi rivolgerò a voi, voi direte chi sono i vostri colleghi, le vostre colleghe che si possono coinvolgere. Mi sembra molto importante, mi avvio alla conclusione necessariamente perché siamo ormai in diretta da quasi 2 ore, e anche per non rubare ulteriore tempo a voi, ma mi sembra che veramente ci sia lo spirito e lo slancio giusto per affrontare questo tema, e non lo esauriamo oggi naturalmente. Allora, intanto mi sembra molto importante l'espressione efficace di Fabrizio, antenne dritte, occorre avere le antenne dritte in tanti, sicuramente noi che facciamo un lavoro, diciamo così, con uno sguardo ampio, ma è ancora più importante che ce l'abbiano le nostre banche, che su questo vanno appunto anche appositamente coinvolte, anche formate, anche accompagnate con le vostre strutture e con le società, i partner a cui vi state rivolgendo molto opportunamente. Quindi seguire il flusso degli avvisi e dei bandi, della maturazione degli strumenti a leva, delle forme di garanzia, è un mestiere che era già importante saperlo fare prima con i fondi strutturali, ma adesso è indispensabile. Se non l'avessimo fatto abbastanza prima, ora bisogna farlo al 100%. Mi vengono in mente infine due considerazioni nel turismo, su cui ci siamo soffermati più volte. Le nostre quote di mercato per le imprese dell'alloggio e della ristorazione fino a 6 dipendenti superano il 36%, quindi noi siamo
molto coinvolti, leader di mercato, molto esposti e quindi interessati quanto i nostri soci e clienti, operatori turistici, nell'accompagnarli verso la digitalizzazione, verso la messa in rete, verso l'utilizzo di queste risorse che anche con il decreto in fase di conversione si sono aggiunte. Così come per l'agricoltura, ma è stato già detto, così come la salute, no? Tutto sommato il PNRR è il frutto di una pandemia, quindi questa sesta missione che ha a che fare con la salute già ci vede protagonista con le protagonisti, le vostre banche, con le associazioni mutualistiche, con forme nuove di integrazione dei servizi sanitari, fondi sanitari di vari fondi integrativi sanitari di vario genere, e qui riuscire ad avere magari un format insieme a Confcooperative e a Fondo Sviluppo che consenta di fare rete con le nostre cooperative sociali, le cooperative dei farmacisti, le cooperative di medici, gli ambulatori consorziati, insomma sarebbe una cosa sistemica che risponderebbe in maniera coerente con questo approccio sistemico del PNRR. Noi dal nostro punto di vista, con le nostre pochissime forze, però ci mettiamo a lavorare già in questi ultimi giorni dell'anno per potervi fare delle proposte su questo fronte della finanza di sistema, diciamo così, per cogliere opportunità. Sono tentativi da fare, non è detto che azzeccheremo la forma al primo momento, ma colgo il vostro interesse e la vostra disponibilità. Io vi lascerei concludere con un pensiero da parte vostra, un augurio, un impegno, un andate a consultare qualcosa, quello che volete, un vostro spazio di un minuto, e poi vi saluterei non prima di aver detto dove si troveranno questi materiali e questi filmati. Se vuoi cominciare, Fabrizio, con un tuo pensiero finale o informazione finale. Ecco, ho attivato l'audio perché altrimenti parlavo a vuoto. No, io è difficile in un minuto condensare un ragionamento, un pensiero su un'operazione come questa che può essere veramente epocale per questo paese se sfruttata a fondo. Ecco, io l'unico pensiero che ho è che tutti i nostri colleghi, dal primo all'ultimo, si sentano veramente tutti coinvolti in questa cosa ed è su questo che abbiamo fatto, appunto, cercato di fare più formazione possibile, compatibilmente con le nostre possibilità e con i nostri limiti, ovviamente. Perché solo se ci sentiremo tutti, come dire, toccati da questo progetto, sapremo reagire come un organismo, come un vero organismo che reagisce, no, assieme, e che quindi riesce a convogliare poi il maggior numero di progetti possibile nel setaccio che poi cercherà di sostenere quelli che saranno sostenibili oggettivamente. Però così facendo ritengo che aiuteremo e faremo il nostro dovere per il Paese, che non deve assolutamente perdere questa opportunità. Grazie Fabrizio. Carlo? Ma guarda, mi associo anch'io, diciamo, una grande responsabilità ma anche una grande sfida, no? per le banche che poi, e quindi diciamo anche per tutta la filiera, dalla singola BCC fino alle strutture centrali, perché effettivamente questo ruolo facilitatore per permettere poi ai singoli beneficiari di cogliere tutti i vantaggi, noi comunque ci troviamo, no, a svolgere un ruolo di indirizzo o di diciamo proprio volano sotto il profilo anche della leva finanziaria, quindi c'è anche una responsabilità, lasciami dire, Sergio. Sono molto d'accordo, terminerò adesso con un messaggio che troverete anche voi, e fra un po' è nella chat, perché esprime bene questo invito e questo vostro impegno, devo dire. L'invito è quello di avere lo spirito giusto, anche lo slancio, cioè sentirci parte di una possibilità, di dare una possibilità soprattutto alle generazioni che verranno, no? Se si lavora bene in questi 5 anni,
e il farlo sentendo motivazione, entusiasmo e quello slancio che è indispensabile perché ci possono essere tutte le risorse del mondo, tutte le tecnicalità e le tecnocrazie che abbiamo visto nella parte iniziale, ma se non c'è lo spirito e lo slancio non vanno avanti, non si realizzano. Leggo appunto ciò che ha scritto Giovanni Marcocci, che si firma vicepresidente di Banca Tema. Ecco, grazie. Grazie per gli spunti che ho potuto raccogliere. Noi siamo questa, una banca di comunità, e quindi, come dire, sono cose che potevamo dire anche in altri frangenti, ma mi sembra che sia un po' la fotografia anche dell'apprezzamento. Io sono contento, ma conta poco la mia contentezza di come è andato questo seminario. Mi sembra che sia molto più importante il riscontro di chi ci ha seguito, di chi era poi il vero destinatario di queste informazioni, delle quali vi ringrazio. Mettiamo a disposizione in maniera comunque protetta ciò che abbiamo visto, intanto queste 2 ore e 5 minuti di conversazione. Lo mettiamo a disposizione sulla nostra piattaforma digitale, che è creditocooperativo.it, ma nella sezione riservata che si chiama Noi Credito Cooperativo, dove si entra soltanto con un login ed è riservato ad amministratori, direttori, nostri colleghi e colleghe, sindaci. Penso che possiamo augurarci buon Natale. Siamo in campo, il Credito Cooperativo è in campo anche con la struttura. Le varie strutture di Conf Cooperative, ci sono buoni rapporti con le istituzioni, come avete visto e come sapete, per tanti accordi operativi a chi anche le capogruppo da tempo e anche oggi stanno confermando, quindi direi ci sono molti ingredienti, non mancherà il nostro entusiasmo. Grazie Fabrizio, grazie Carlo, auguri anche ai vostri colleghi e colleghe, alle vostre famiglie. Un saluto a tutti, c'è ora una veloce sigla e vi lasciamo andare. Grazie anche a chi ci ha seguito.